Venerdì sera, presso l'atrio della Fondazione Sicana, si è tenuto un incontro formativo per parlare del restauro degli affreschi del Borremans nella cattedrale di Caltanissetta. L'incontro è stato un omaggio a Maria Luigia Stella Spampinato, già direttrice della scuola di alta formazione dell'Istituto Centrale di Restauro a Roma. Con questa occasione, appunto omaggiando la lunga carriera professionale della dottoressa Spampinato, parleremo degli affreschi della cattedrale, del restauro degli affreschi di Borremans, proprio perché nel 2000, quando la soprintendenza eseguì questo intervento di restauro, la dottoressa Spampinato seguì l'intero intervento con una sorta di supervisione, essendo lei appunto la direttrice dell'Istituto Centrale di Restauro. Forse un po' tutti nisseni visitando la cattedrale, o meglio entrando in cattedrale, quasi non li notano più, ci siamo, come dire, assuefatti. E invece sono davvero un tesoro d'arte a livello mondiale, è un ciclo di affreschi molto molto complesso. Ci sono tantissime scene articolatissime con uno stile che ha contraddistinto il Borremans, che è vero un artista, davvero un artista fiammingo, sì, però si è fuso con quella che era la cultura artistica italiana del suo tempo. È stato in Sicilia dal 1715 fino alla sua morte, al 1744, e ha operato a Caltanissetta proprio per decorare la volta della cattedrale. Della cattedrale di Caltanissetta, che ha avuto una storia architettonica complessa perché diciamo che è durata fino ad ora 500 anni la costruzione fra inizio del plesso e poi varie aggiunte, la facciata venne nel 700, la cupola negli anni 50 del 900 e poi nacquero dei problemi statici e li abbiamo affrontati con complessità di alto rilievo.